Circa 3 settimane dalla conclusione della campagna dei modelli 730, quest'anno l'ultimo giorno utile per rivolgersi a un professionista, a un CAF, per fare la propria dichiarazione è quella del 23 di luglio, del mese corrente. Quindi diciamo bisogna un po' affrettarsi, soprattutto perché in questa scadenza poi ci sono delle complicazioni. Innanzitutto il rimborso. Inoltrandoci sempre più in là con il tempo, anziché riceverlo nella busta paga di luglio, lo si riceverà nella successiva busta paga utile e soprattutto andiamo a ridurre anche quella che è la possibilità di un'eventuale rateizzazione di un eventuale debito IRPEF. Quindi anche in questo caso, quindi andremo più in là con il tempo e quindi diminuiremo la possibilità di recuperare, diciamo, attraverso le rate un vantaggio che così viene meno. C'è anche un'opzione precompilata che, insomma, qualche ombra rappresenta ancora. La precompilata è un utile strumento soprattutto per i CAF e i professionisti per fare un confronto con quello che effettivamente, diciamo, il dichiarante deve portare in sede di dichiarazione dei redditi, ma ancora non tutti i dati sono sempre corrispondenti. Si è sempre paventata la puntualità per quanto riguarda le spese mediche, possiamo, diciamo, valutare da quella che è la nostra esperienza che non sempre è così, quindi il vantaggio della precompilata, ripeto, è per il professionista e anche per il cittadino, ma il vero vantaggio è quello di conservarsi con attenzione la documentazione da portare in sede di dichiarazione dei redditi e far vantare il vero e proprio credito, che a volte non sempre è così corrispondente a quello che è riportato sulla precompilata. Ecco, un'ultima domanda, si parlava di precompilata, si parlava di attenzione e ancora in materia così è difficile, dove poi le conseguenze possono essere anche piuttosto pesanti, farsi assistere da esperti. Diciamo che il vantaggio reale di fare la dichiarazione dei redditi attraverso un professionista mette, diciamo, in corrispondenza quelli che sono i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate con quelli che sono i dati conservati dal cittadino. Il professionista li verifica e li riporta con puntualità sulla dichiarazione dei redditi del dichiarante. E inoltre il vantaggio di presentarsi a un CAF o a un professionista abilitato è quello poi di avere comunque la copertura assicurativa in caso di errori.